Buongiorno a tutti i telespettatori, do il benvenuto al dottor Guido Guida, imprenditore napoletano, ideatore del brand Opera, che conta al suo interno vari bar e ristoranti nel territorio pomerese e che da 7 anni ha stravolto completamente la sua vita lavorativa dedicandosi all'imprenditoria nell'ambito del turismo con la realizzazione di varie strutture ricettive e appunto attività di bar e da 7 mesi anche ristorazione. Guido, come nasce la tua idea imprenditoriale, il tuo progetto e come si è sviluppato e si è evoluto nel tempo? Terminati gli studi in economia, ho cominciato a esercitare la pratica di dottore commercialista, specializzandomi nella finanza agevolata. Però, come dico sempre, o si nasce dipendenti o si nasce imprenditore. Muoveva nel mio cuore la voglia di essere protagonista nel creare un qualcosa che poi potesse far parlare di me e potesse comunque aggregare i miei amici, quindi nasce così praticamente la voglia di mettersi in gioco e intercettando quindi questi fondi della Comunità Europea mi sono ritrovato ad aprire il mio primo punto bar, un punto di somministrazione, e questa avventura è nata insieme a 2 amici, innanzitutto il mio socio Ciro Zambardino, che è un avvocato, e poi Enzo D'Agosto, una persona che non conoscevo 7 anni fa, che era una persona con l'esperienza, e abbiamo iniziato questa nuova avventura chiamata adesso Opera, che è riconosciuta nel territorio napoletano come un locale di somministrazione di prodotti di qualità, perché quello che ho potuto imparare, quello che voglio oggi comunicare, è che la qualità, la ricerca del prodotto premia sempre, e dal prodotto che poi si seleziona anche la clientela che si vuole attirare nei propri locali. E questa compagine societaria è stata vincente perché c'erano le persone con esperienza, le persone che avevano anche un po' di disponibilità economica, e poi c'ero io che ero il collante di questa situazione e portavo il mio background di esperienza contabile. Oggi vantiamo dei punti bar su via Luca Giordano, via Solimena, e da poco tempo ci siamo lanciati nel settore difficilissimo della ristorazione, con la grande passione, il grande entusiasmo di voler scrivere un'altra pagina di storia in questo settore, che è un settore molto inflazionato, perché con la liberalizzazione delle licenze tutti aprono bar e ristoranti, però sono pochi quelli che poi perdurano nel tempo, persone, aziende sane, aziende riconosciute. Sono orgoglioso di aver creato insieme ai miei partner un qualcosa che oggi viene percepito come qualcosa di buono. Questo mi inorgoglisce molto. Bene, un'iniziativa quindi giovane, fresca e soprattutto dedita alla solidarietà. E ne è rappresentanza l'iniziativa che vi ha visto protagonisti, rivolta insomma agli operatori del settore sanitario, che sono stati protagonisti in questi mesi dell'emergenza epidemiologica che ci ha coinvolto tutti, per i quali avete deciso presso i vostri punti bar in via Luca Giordano e in via Solimena di proporre un caffè gratis. E per invece l'attività di ristorazione avete messo in piedi un progetto di degustazione rivolto ai medici e agli infermieri appunto coinvolti nell'emergenza, che attraverso la prenotazione insomma potevano recarsi presso i vostri locali e godere del buon cibo che proponete in maniera assolutamente gratuita. Quindi un'iniziativa solidale che è rivolta insomma al personale che più è stato coinvolto a livello lavorativo in questi giorni nell'emergenza Covid. Come è andata? Per il mese di giugno era proposta l'iniziativa? Sì, la risposta è stata positiva in termini di ringraziamenti, soprattutto sui social, e quello che volevamo comunicare era il senso di gratitudine. La gratitudine deve essere un sentimento, soprattutto dopo il Covid, che va sempre più valorizzato e rispettato. Noi non dobbiamo dimenticare, perché questa è stata un'esperienza che ci ha toccato tutti, e di conseguenza chi
ha rischiato la propria vita per il bene degli altri va sempre rispettato e dobbiamo conservare un senso di gratitudine. Questa iniziativa era un abbraccio virtuale, ma perché io lo porto in seno i valori del filantropismo, dell'amore verso il prossimo, ed era inevitabile che la mia azienda, che io rappresento, facesse un piccolo gesto di sensibilizzazione, di gratitudine nei confronti dei nostri nuovi eroi. Mi aggancio appunto al discorso che hai impostato sull'attenzione verso gli altri, che si denota anche dall'iniziativa di cui sei protagonista, relativa all'associazione, alla Onlus Progetto Abbracci, che ti vedi appunto coinvolto e per la quale appunto le iniziative rivolte al prossimo fanno da padrone, insomma, nello sviluppo di attività che vadano a riportare insieme il benessere dell'anima. Sì, mi sono piaciute le tue parole, il benessere dell'anima, è che nel dare che si riceve. Noi attraverso questa associazione, che è una Onlus, per ricordare il nostro amico Andrea Zanfagna, il mio amico pellegrino, perché ho avuto l'onore di fare il cammino di Santiago con questo ragazzo che oggi per una disgrazia non c'è più, un incidente stradale, ha perso la vita. Noi abbiamo creato un'associazione per non dimenticarlo attraverso le buone azioni, perché attraverso le buone azioni, uno, facciamo del bene agli altri, ma facciamo innanzitutto del bene a noi stessi, e poi, quello che dico sempre, diamo il buon esempio. Questa è una generazione dove tutto è relativo, dove non ci sono più i valori, e in noi giovani, quelle persone sane devono mettersi in campo, cioè devono scendere in campo, devono fare, e devono fare del bene, devono dare il buon esempio. E noi, con orgoglio, io lo dico, questa è la cosa più bella che sono riuscito a fare. Da 10 anni portiamo avanti un progetto alla sanità, io lo chiamo il nostro giorno in più. Il martedì è diventato, per una ventina di amici storici che saluto e ne approfitto, il gruppo della mia associazione, che poi il progetto si chiama Una Mano Per, noi abbiamo un appuntamento fisso, scendiamo e andiamo a cucinare per i nostri amici homeless, ed è un appuntamento bello come l'appuntamento a giocare a pallone, come l'appuntamento dell'estetista. È un momento irrinunciabile che fa bene allo spirito, e quindi ne approfitto questa trasmissione per invitare altre persone a fare il bel bene, perché si può fare, basta solamente dire di sì, e che poi camminando che si apre il cammino. Certo, volere è potere, e volere il bene è sempre giusto, insomma, è importante per il prossimo, ma soprattutto per se stessi. È lodevole l'impegno per appunto il benessere sociale della comunità, che si riscontra anche nell'impegno profuso per la collaborazione con il Movimento Crescita Civile, che si occupa, insomma, di redarguire, di redimere il fenomeno di abuso di bevande alcoliche che dilaga presso i giovanissimi, e per il quale si sono mossi tanti esponenti della vita sociale e delle attività di ristorazione, anche quelle ecclesiastiche hanno, insomma, dato sostegno al tentare di arginare questo fenomeno. Tra le attività che si sono rivolte dalla parte, diciamo, dei sostenitori, dei genitori di questi ragazzi, c'è anche lei con le sue realtà e insomma, le sue attività, i suoi punti di ristorazione e bar. Come si concreta l'aiuto, il sostegno, la collaborazione con il Movimento Crescita Civile? Guarda, sono contento di questa iniziativa promossa da Gerardo Avallone, che si è creato un movimento DSS, un progetto Decoro, Sicurezza e Sinergia. Gerardo Avallone è il presidente del comitato Non Alcol, che rappresenta quindi la categoria dei genitori, ma dall'altro lato ci siamo noi, che vogliamo rappresentare la movida sana, la movida pulita, la movida dei valori, perché noi come categoria, come imprenditori del settore del mondo della notte, siamo quelli che somministrano inevitabilmente l'alcol, ma devono camminare di pari passo
con i genitori, perché anche noi, è vero che siamo imprenditori e somministriamo alcol, ma siamo anche noi genitori e quindi noi ci dobbiamo smarcare inevitabilmente da coloro che somministrano l'alcol ai minori, che sono dei veri e propri delinquenti. Dobbiamo stare, perciò dobbiamo fare sinergia con i genitori, perché dobbiamo vincere questa battaglia. Perché io vedo tanti minorenni come dei zombie camminare per la città, che scendono per bere, per uccidersi. Quindi è inevitabile avere una città decorosa, quindi il decoro, una città quindi sicura, e le sinergie tra i genitori, ma anche tra le istituzioni, perché dobbiamo veramente smascherare coloro che non sono persone per bene, che vogliono il male di questa città e dei nostri figli, e questo non lo possiamo accettare. Certo, e ci auguriamo che la risposta ai punti neri della nostra società, tra cui appunto quello che abbiamo appena analizzato, sia la stessa che proponi tu oggi, con lo stesso entusiasmo e la stessa fermezza rispetto all'importanza del far bene per noi e per gli altri. Grazie mille a Guido e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie a tutti.